Nell'antico borgo delle Grazie, a Curtatone, in provincia di Mantova, è andato in scena, come da tradizione, nella notte tra il 14 e per tutta la giornata di Ferragosto, il 47esimo incontro nazionale dei Madonnari. Il piazzale del Santuario della Madonna delle Grazie è stato invaso dalle opere di oltre 200 Madonnari provenienti dall'Italia e dall'estero. Sei i cremonesi che hanno partecipato alla fiera. Tra loro Achille Tinelli, che quest'anno ha ricevuto la segnalazione per la sua opera, ispirata al quadro di Orazio Gentileschi, Riposo durante la fuga in Egitto, che sarà ospitato nella Pinacoteca del Museo Civico dal 19 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020. Achille, pensionato di Livrasco in provincia di Castelverde, appassionato di disegno, partecipa alla manifestazione da 10 anni e spesso si è reso protagonista della fiera con le sue opere. Nessun riconoscimento invece per la vescovatina Michela Vicini, che l'anno scorso, con l'opera I Sette Sigilli, si era aggiudicata il primo posto che le ha permesso di passare da madonnaro qualificato a maestro. L'antichissima Fiera delle Grazie, che continuerà fino al 18 agosto, si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo dell'anniversario della caduta del Ponte Morandi e quest'anno più che mai ha incontrato temi di attualità come il rispetto dell'ambiente e l'acqua.